Volevo domandare a Nicolò Bartolini, se, visto se hai trovato qualche informazione su questo Pavlovic, che insomma avere un curriculum di tutto rispetto, no? Ex Frosinone svincolato però. Sì, recentemente, diciamo nel 2015-2016, il giocatore ha disputato una stagione da titolare con il Frosinone in Serie A, che sappiamo comunque essere culminata con la retrocessione a fine dell'anno, però risulta essere uno dei giocatori dal cross molto, molto, diciamo, particolare, ma soprattutto concreto, in quanto essere stato il giocatore che nel 2015-2016, difensore, ha realizzato più assist 6, ovviamente con la complicità di Daniel Ciofani, grandissimo ariete, insomma, l'area di rigore, ma è un giocatore che comunque vanta nella sua esperienza anche esordi in Champions League, insomma, ha molti anni nella Serie A svizzera e, diciamo, ecco, ultimamente, diciamo, in casa Frosinone è sempre risultato un giocatore non titolarissimo, comunque spesso schierato. Quindi sembrerebbe da parte del fan club Goretti esserci un'approvazione. Quindi Ecco, lo vedete in Ugo Goretti, sovraimpressione, questo se Pavlovic. l'erano scordati tutti questo giocatore fenomenale, adesso Ma finalmente maestro Brunacci, l'abbiamo potrebbe arrivato. essere che questo è il regalo di compleanno per Nesta, perché gli dobbiamo fare gli auguri. Oggi è il compleanno, compie 43 anni Nesta, potrebbe Certo, tanti essere. auguri Nesta, che è un grande, grande personaggio, se lo ricordano a Milano, ha avuto un grande successo a San Siro, quindi resta probabilmente il miglior difensore italiano Abbiamo Nesta. dalla regia Adesso forse. diventerà anche, contrariamente a quelli della Juve, insomma, che erano più, diciamo, un pochino più guerreschi, no? Voglio dire, Cannavaro, più tosti, Nesta, cioè, piedi destro e sinistro, fantastici. Maldini qualcosa del genere, Maldini qualcosa del genere. Ha vinto anche un mondiale, Nesta, Insomma, ricordiamoci che ha vinto anche un quello. mondiale. E adesso deve vincere a Perugia con gli acquisti che gli ha fatto Goretti, va Non so se bene? abbiamo qualche immagine, forse della regia, non so se abbiamo qualche immagine di repertorio di Nesta quando, insomma, giocava, anche perché, insomma, insomma, un campione, come ricordava Marco, insomma, un campione del mondo, insomma, che non è che ce ne sono tanti. Noi nella nostra epoca due ne abbiamo visti, insomma, ecco, vediamo alcune immagini, insomma, grande terzino, insomma, grande giocatore di spessore, insomma, quindi che, insomma, vedere un po' questo calcio, speriamo, insomma, che magari porti anche il Perugia un po', Questo è un no? fallo su Platini, però, Questo è un un fallo su qui non Platini. andava bene, però. Sbaglio, sbaglio, no. Del Del Piero, pardon, scusa, Quello magari Ho non ha. visto un 10, ho visto un 10 da dietro. Però dicevo che tu dicevi che tutti ce l'hanno dimenticato, perché sembra che era il 4 aprile del 2018 che il nostro Daniel Pavlovic non gioca, perché Vabbè, perciò può darsi che succede, qualcuno se ne dimentica, come ho però detto, può darsi che tra 7-8 mesi entra in forma. no, Ma non è vero, basterà, scusa, però. però si è bastato tre Bravo, è settimane, vero, però. Rossi è bastato È tre vero, settimane, questo ce ne vorranno due perché sicuramente c'è ancora più giovane, atletico, anche Rossi è speriamo, stato in speriamo. Champions, due, cioè abbiamo due terzini da Champions grazie alle doti da Segugio di Di Goretti, va Goretti, bene? questo è vero. Quindi, insomma, a questo punto, insomma, Nicolò, in prospettiva la difesa potrebbe essere anche sistemata, no? Beh, sappiamo, insomma, che il ruolo che in questo momento era un pochettino sguarnito era quello del terzino sinistro, dove Felicioli non ha mai convinto, onestamente, dove Mazzocchi è stato in maniera positiva riadattato, ma comunque resta sempre il terzino destro, quindi il piede debole su quella fascia, soprattutto in fase difensiva, si vede. E poi, ecco, abbiamo l'altro giocatore che però è stato molto altalenante nella stagione, e si tratta di, aiutatemi, l'altro terzino, Falasco, Falasco. esattamente, grazie. E quindi, diciamo, ha messo una pezza Goretti sicuramente su questa posizione. Inoltre, leggevo con piacere che Pavlovic essere anche un grandissimo calciatore di punizioni, quindi speriamo, insomma, che riesca in qualche modo a ricordarsi, perché io da tifoso non ricordo un gol su punizione del Perugia da molto, molto tempo. Calciatore punizione 1,84 di testa la prende No, sicuro, no? dovrebbe, Cioè, insomma. beh, se non si scansa la prende, noi, la prende anche lui che se è Costato 1,70 no, costa, costato un paio di euro, insomma, voi, quattro perciò soldi per le tasche come del Perugia, devono va bene. essere il range del Perugia,
il range del Perugia, che ha fatto, ha partorito grandissime formazioni a basso costo, che è il massimo, no? Per, assolutamente. Per, ecco, qualche volta succede, qualche volta succede. A basso costo, Bartolini vorrebbe lo stesso. Sì, ma assolutamente, ma la bravura è il massimo. A tutti, questo anche il presidente del Real Madrid vorrebbe una cosa del genere. Il presidente del Real Madrid esagera sempre, riempie di soldi. Loro ci sono le squadre, i top team che non possono sbagliare, quindi devono spendere per forza soldi. E poi ci sono le squadre che... dei rassegnati che non devono investire. Che hanno risorse sicuramente diverse. Ma noi tifosi, noi tifosi dei Grifoni, invece auspichiamo che ci sia una squadra che anche ai nastri di partenza sia indicata come una squadra che può aspirare alla promozione in Serie A. Questo. È il sogno di tutti. Ecco appunto, perciò però adesso io aspetta, Brunacci ne fa parlare. Allora adesso io sono una di quella schiera dei tifosi del Perugia che auspica che la nostra squadra sia una squadra che a nastri di partenza sia considerata tra le favorite e che aspiri a arrivare in Serie A. Non attraverso i play-off, che è sempre una cosa molto complicata, come è dimostrato, ma che, voglio dire, punti a essere alla promozione diretta. Questo. E quest'anno, anche grazie a Goretti, che ha rimesso in piedi una squadra competitiva, forse se ci fosse stato un impegno diretto nelle settimane passate, dato che il campionato è, diciamo, molto livellato in basso, avere un Perugia che con qualche ritocco e con qualche impegno economico avesse potuto rafforzarsi adeguatamente, forse si poteva aspirare a un campionato che degno della storia del Perugia, cioè di giocare immediatamente primissime posizioni. Ma ancora è tutto aperto, però. Sì, è tutto aperto. Francesco, posso dire solo questo? Sì, al mio amico Stefano, io vorrei avere un Perugia non ai nastri di partenza competitivo, sul nastro del traguardo, arriva, arriva anche da ultimo, ma figurati, basta che arriva, anzi col guizzo finale, sono più belle, no, le vittorie Bartolini, no? Quelle rush finale, sono rare, che il Chievo vince lo scudetto, no? È successo nella storia che una volta l'ha vinto il Cagliari, una volta Verona, il Verona, vincono le coppe, i campionati, le FA Cup, la Coppa del Re, vincono e poi succede che c'è uno che vince. Ecco, allora, siccome non stiamo parlando della Serie A, ma della Serie B, della storia del Perugia, penso che bisogna cogliere anche le occasioni che ci sono, perché non è che tutti i campionati sono uguali, non è che c'è sempre le squadrone che ammazzano il campionato. Quest'anno, per esempio, non ci sono le squadrone che ammazzano il campionato. Poi, magari quelle forti o che ci sono rafforzate vengono fuori, questo è evidente. Comunque, voglio dire, speriamo di divertirci sempre. Nove partite rimangono, diciamo, 27 punti. Analizzando un po' il campionato, insomma, il Perugia nelle ultime 5 ne ha perse 4 in casa e qui, insomma, è la nota più dolente. Da un lato la nota positiva è che abbiamo, diciamo, gli scontri diretti molti in casa, no? Perché le prime noi siamo andati quasi sempre, però visto il rullino del Perugia che fuori casa forse mi sembra che sia tra le squadre che abbia vinto di più o comunque il Perugia non ha mai vinto fuori casa come in questo campionato. Angelo, può essere il rovescio della medaglia, insomma, da un lato il vantaggio di a giocarle in casa queste partite, dall'altro bisogna trovare la quadra, perché si trova la quadra al Curi, insomma, allora a quel punto queste nove, come l'ha definita Nesta, insomma, finali potrebbero avere un senso. Sicuramente sì, però volevo aggiungere questo, sì. Nel girone di ritorno è vero che ha perso un filotto di partite in casa, però parliamo, cioè, tolto il Cosenza, ha perso contro Brescia, Palermo,
Verona, cioè ha perso contro quelle che Stefano Vinti dice che, cioè, che avrebbero dovuto ammazzare il campionato, poi finora non ci sono riuscite, però erano comunque squadre blasonate, quotate. Ma è questo io sto dicendo, cioè, squadre, però... Giochi, diciamo, l'unico passo falso in casa è quello contro il Cosenza, che però fu anche una partita particolare perché, se non ricordo male, mancava completamente la mediana, mancava Kingsley, mancava Verre, mancava Dragomir, cioè adesso questo... È ovvio che cioè, tutte le squadre hanno delle assenze durante il campionato, però evidentemente nel Perugia ci sono delle assenze che contano più di altre. Certo, questo evidentemente è così. Quindi io sono fiducioso, nel momento in cui sono finiti gli scontri contro le squadre di vertice, adesso a mente mi sfugge. Quante altre squadre abbiamo, Nicolò? Tu adesso diciamo che il campionato casa, prevede adesso una partita contro il Livorno, la sosta la settimana prossima, partita con il Livorno in casa, dopo c'è Crotone, Benevento in casa, ecco, c'è un altro scontro in casa molto particolare che è Cittadella. Più là nella stagione, e poi ci sarà un altro ancora scontro diretto sempre in casa, con una squadra di vertice. Il Foggia è l'ultima in chiusura, però ci sono altri due o tre scontri diretti, insomma. Quindi, quasi diciamo, tutti esclusivamente. Sì, perfetto, quindi diciamo sono tutte squadre alla portata del Perugia, quindi secondo me potrebbe centrare un filotto di vittorie. Unica fermo trasferta è Pescara, fermo restando che come è successo contro il Cosenza, fermo restando che bisogna capire se la squadra avrà tutti gli effettivi a posto, perché evidentemente Perugia soffre molto delle assenze, come Verre per esempio, ma questo diciamo non lo dico io, cioè è un fatto piuttosto oggettivo questo. Ok, a questo punto vorrei insomma coinvolgere un po' tutti quanti per insomma una un po' riflessione su Anne, no? Nel senso che comunque alle volte è stato criticato, c'è chi dice deve partire a partita in corsa, c'è chi dice deve partire dall'inizio, insomma, comunque ieri è stato insomma la partita determinante, insomma, che impressione avete? Vorrei una vostra opinione. Nicolò, partire. Sicuramente Anne non è l'Anne dell'anno scorso. Cioè l'anno scorso... Però Nesta l'ha detto anche in conferenza, ci tiene molto come giocatore. Assolutamente, un giocatore che comunque da quando è rientrato dall'infortunio al ginocchio, ai legamenti, insomma, che ha avuto nella prima parte della stagione, è rientrato comunque in condizione. Francesco, è anche vero che è un giocatore che spacca le partite, perché è messo nel secondo tempo, laddove magari il Perugia riesce a prendere un vantaggio in contropiede, diventa un giocatore molto, molto letale, considerato anche la vicinanza con Verre, che è un altro giocatore che giocando tra le linee apre grandi spazi. Anche la partita di sabato è stata giocata secondo me da un buon livello da parte di Anne, gol da opportunista di area di rigore. Però, ecco, diciamo, in altre occasioni poteva essere molto più concreto. Ha preso anche una traversa e diciamo, la coppia Sadik-Khan non mi dà grandissime garanzie in questo momento. Non ti piace come assortimento? Meglio Melchiorri. Io vedo ancora diciamo, in una graduatoria mentale di Nesta, Melchiorri per qualità ed esperienza lo vedo comunque un passo sopra Khan, che resta comunque una validissima riserva, soprattutto che può entrare durante la partita. Te, maestro Brunacci? Il profeta Goretti, il profeta dice di Anne che è un giocatore eccellente, una punta straordinaria, grande fiuto del gol, vede la porta, ha velocità, capacità di inserirsi nel momento giusto dove deve stare, esattamente quel che deve fare un attaccante, perché gli attaccanti che fanno tanto gioco ma non segnano, vanno bene, certo, cioè, voglio dire, questo assolutamente, ha qualche problema fisico quest'anno, sta giocando meno bene dell'anno scorso, adesso è giovane, è molto giovane, Anne, però è giovane anche Sadik è molto forte, potrebbe venire fuori, meglio Melchiorri Sadik, poi Anne in corso, siamo d'accordo, in partita siamo d'accordo. In corso. Tu Stefano che... Io sono d'accordo con il direttore Brunacci. Bene, finalmente. Per una volta, finalmente. Perché io sono un fan di Anne, penso che è un giocatore che ha grandissime potenzialità. Non escludo che può essere uno di quei giocatori che nello sbocciare della primavera ritrova una condizione fisica, una tonicità
e quella tonicità esplosiva che gli hanno permesso l'anno scorso di fare degli exploit di grandissimo livello, perciò al momento mi sembra che le gerarchie, la gerarchia Melchiorre Sadic sia ormai consolidata, ma con Anna che è lì, che ha una lunghezza, visto che Verre non può essere messo in discussione perché è il giocatore più talentuoso della squadra, assolutamente determinante sia in fase d'attacco che a centrocampo, pertanto è indiscutibile, solo però Anna è uno di quei giocatori che tra il non avercelo e l'avercelo un panchina in campo può fare la differenza. Uno che entra, tu che Antonio, che opinioni hai, insomma, lo vedi come giocatore da, diciamo, che può risolvere, entrare, risolvere la partita, oppure vedi più un assortimento, come si diceva, Melchiorre con Sadic, insomma, che si, magari si completano meglio, hai un'opinione? No, beh, io veramente, sai che non entro nel merito dei consigli tecnici del calcio, da, perché da presidente, non ne ho le capacità. Io mi occupo di pallavolo, posso esprimere il giudizio del calcio. Io dico solo, al di là di chi gioca e non gioca, che il fatto che il Perugia, per esempio, in casa non riesce a vincere, fuori vince, secondo me deriva da, secondo me, troppa pressione che viene, ogni volta che viene fatto, viene persa una partita, si scatena il putiferio, si scatena l'inferno, insulti sui social, cioè, obiettivamente i tifosi può essere a pressione, dice, un aspetto. Secondo me sì, perché non è possibile che la squadra è sempre quella, no? In casa non riesce a esprimere il proprio gioco e fuori sì. Adesso non so tecnicamente, ripeto, come la differenza quando viene messa in campo, però un pochettino di tranquillità social. Ovviamente per ovviare a questa situazione incresciosa che si determina nel rapporto tra la rosa dei grifoni e i social network, che cosa facciamo? Bisogna fare come ci insegna Allegri. Smettere di avere i social, di guardare i social. Per mantenere l'ambiente La calma, la tranquillità, perché tanto abbiamo poche risorse, non possiamo fare niente, ma perdiamo anche tempo a stare sui social, diciamo, evitiamo questo, no? Io invece vorrei rispondere un po' alla valutazione di Bartoccini. A mio avviso il problema è più tattico che sociale o comunque di clima. Il Perugia Calcio è una squadra che evidentemente, soprattutto con Verre tra le linee, come abbiamo visto, predilige un gioco di contropiede. Quindi giocare in contropiede fuori casa è più semplice che farlo in casa. Quindi abbiamo visto anche in tante situazioni come quando debba attaccare, quando diciamo deve ripartire, il Perugia gioca estremamente meglio. Quindi credo che sia più di natura tattica che di natura, diciamo, relativa ai social o comunque alla pressione psicologica. Del Curi bisogna cambiare un po' la tattica, insomma, quindi anche in casa bisogna far finta di giocare fuori, ha difficoltà a far gioco, secondo me. Beh, le volte ci sono, insomma, le volte spesso accade magari fuori casa, insomma, che il fattore campo magari in casa aiuta. Io sentivo proprio qualcuno in televisione dove diceva che proprio anche nella pallavolo diventa, soprattutto in quella maschile, aiutami Antonio, dice, diventa determinante il fattore campo, anche per i riferimenti che poi ti dà il campo, sì, specialmente quando c'è la battuta, giusto? Ma diciamo che allora, la differenza più che, diciamo, le squadre di alto vertice, che comunque giocano tutti su impianti importanti e grandi, la differenza per esempio anche in Serie 2 ce n'è tanta, perché noi andiamo a giocare su palestre di scuole medie, spesso palestre piccole, che hanno dei punti di riferimento completamente diversi. Quando vengono da noi, Pala Barton, che è grandissimo, chiaramente mancano i riferimenti visivi, quindi giocare su un ambiente più grande è più difficile, però se giochi in Serie A1 c'hanno tutti gli impianti grandi, quindi chiaramente poi lì ci subentra un pochettino il tifo, chiaramente però diceva anche proprio a livello pubblico, ci sono, no? Comunque quindi sicuramente quello incide quando vengono a giocare sulla maschile sulla bolgia del Palavarto con i sirmaniaci che incitano per tutta la partita i giocatori, chiaramente
se viene a mancare sicuramente si può vedere la differenza. Ma anche proprio per chi batte in casa, dicevo anche proprio che chi fa la battuta proprio, proprio al di là della, certo, del campo proprio, il campo in casa magari ha un riferimento, ha un angolo, ha un qualche dipende cosa. Dipende dalle dimensioni. Dalle, no? dimensioni, quindi si... Però se vai a Modena è grande. Quindi insomma, praticamente il fattore campo è anche proprio proprio non solo ambientale. Sì, dire. Ci può essere questa differenza tra sulla grandezza degli impianti, ma ripeto, quelle squadre di alto livello sono tutti impianti grandi, quindi non c'è. Senti, ma allo Juventus Stadium ci può essere questa... quelli dell'Atletico ci hanno provato a mettere l'Angazzarra, ma voglio dire... Non è che...